Buongiorno a tutti, io sono Hope e parlo in nome della mia classe, la terza A. Oggi vogliamo presentarvi un progetto teatrale a cui appunto abbiamo partecipato e ci hanno dato una mano tutti gli insegnanti e speriamo che vi piaccia, grazie. Emergere patricole serene infreddolite. Sono arrivate a piedi da tutto il circondario. Alcuni di loro sono alzati alle 7 del mattino per essere qua alle 8 puntuali. Queste piccole, miracolose apparizioni sono ora qua, davanti a me. Sono il risultato di una faticosa opera di convincimento. A che serve andare a scuola se non onesta? Tanto farà un pochino con me. Lo so quanti sacrifici fate, ma il bambino ha 9 anni, 9 anni, hanno anche bisogno di giocare. Forse per lei la vita è un gioco, se non onesta. Per noi la vita è facile. Porterò un po' di merenda ai bambini. Quando servono i bambini, signora Nesta? Il bambino è molto intelligente, le dia una possibilità. Mio marito è in guerra, un figlio grande alla guerra, solo lei che mi aiuta nei campi. La follia della guerra, le macerie, le rovine. E questi bambini crescono senza un futuro come carne da macello destinate alla miseria. Non posso accettare tutto questo, devo fare qualcosa. Bene, ora andate che è suonato l'intervallo. Sì!
Tieni, vai con loro e non mangiare il freddo. Regalando un pezzo del loro pane già così misero per loro. Capisco, ma questi bambini non devono diventare dei filosofi. Ma nemmeno soldati destinati al macello. Al ministero basterà che impari a leggere, scrivere il loro nome. Il ministero mi ha chiesto di fare l'insegnante. Deve seguire il programma. Deve insegnare a questi bambini che leggere, scrivere, far di conto serve a diventare cittadini migliori. Va bene, ho capito. Io sarei anche d'accordo con lei, non so il ministero. Volevo solo avvisarla, per il momento va bene così, può andare. Son tutti da ammazzare.